Ciao lettori, qui dietro alle mie spalle potete vedere la mia libreria illuminata alla quale ho dedicato un video la volta scorsa che vi linko qui sopra nelle schedine. Oggi invece è tempo di book haul e come potete vedere anche questa volta ho moltissimi libri da mostrarvi, quindi è meglio iniziare subito. Il primo libro che vi faccio vedere è forse il meno conosciuto e si tratta di Un altro giorno di morte in America di Gary Young, edito da Ad Editore. O almeno io non lo conoscevo e mi è capitato per caso di notarlo girando su Instagram e l'ho subito comprato perché mi ha incuriosita. Non si tratta di un romanzo, ma è un libro di non fiction, dove l'autore narra fatti di cronaca realmente accaduti, presi in un giorno a caso, in un giorno qualsiasi in America, e lui vuole affrontare il tema del secondo emendamento americano, ovvero del diritto di possedere armi da fuoco. Siccome mi ha sempre affascinato tutto ciò che concerne l'America e soprattutto mi ha sempre affascinato il lato oscuro dell'America, questo libro fa davvero al caso mio e inoltre la copertina è davvero bella, non trovate? Poi passiamo ai libri della casa editrice Marsilio che nello scorso mese ne ho acquistati diversi. Ho preso L'ultimo pellegrino di Gard Sveen. L'autore è norvegese e questo libro è di genere soprattutto thriller, ma non solo, perché al suo interno si trovano anche elementi del romanzo storico, della spy story, del giallo a sfondo politico, insomma, sembra un libro piuttosto ambizioso. Io l'ho preso seguendo il consiglio di Francesca, che lo ha letto e recensito positivamente sul suo blog La termodinamica dei libri, e siccome Francesca la conosco ormai da anni ed è una blogger appassionata ed esperta di thriller, io mi sono fidata del suo giudizio e l'ho comprato. Nel labirinto di Sigge Eklund è invece un libro che ho preso d'impulso perché mi ispirava e stop. È un thriller psicologico svedese e non fa parte di una serie poliziesca, cosa molto rara e che io apprezzo infinitamente, dato che tendo sempre a preferire i thriller standalone piuttosto che le serie. E non ho davvero idea di cosa parli, però il titolo e la copertina erano troppo belli e ho pensato che avesse tutto il potenziale per piacermi. Una piccola stella e l'altro posto sono invece due libri del noto autore svedese dal nome difficilissimo, ma io sono andata a cercare la pronuncia su Google e spero quindi di pronunciarlo abbastanza correttamente. Jon Ivide Lindqvist, che è l'autore di Lasciami entrare che io ho letto e apprezzato moltissimo. L'autore scrive per lo più horror, le sue ambientazioni sono sempre molto cupe e penso che le sue storie siano originali. È un autore che sa distinguersi e questi due libri mancavano alla mia collezione e dovevo averli. Poi un altro acquisto assolutamente impulsivo che ho fatto è stato I due esorcisti di Ray Russell, edito per Thea. Questo libro non lo avevo mai né sentito né visto e poi andando a vedere ho scoperto che infatti è stato pubblicato per la prima volta ad ottobre di quest'anno, nel 2018. Di solito le uscite Thea sono ristampe di altre edizioni, ma in questo caso no, questa è la prima edizione. È un libro che come da titolo narra di possessione demoniaca e pensate che fu pubblicato per la prima volta nel 1962. Quindi questo libro ha anticipato i successi dell'esorcista di Rosemary Baby. E qui in Italia non era mai stato pubblicato, quindi sono contenta che la Thea ha deciso di rimediare a questa lacuna. Poi ho preso Ogni nostra caduta di Denis Lehane, sempre in edizione Thea. Di questo autore ho letto e apprezzato Shutter Island, l'isola della paura, che è un romanzo thriller psicologico molto famoso, da cui è anche stato tratto un film diretto da Martin Scorsese e in cui ha recitato Leonardo DiCaprio. Ogni nostra paura invece non so di cosa parli, dovrebbe essere un thriller mystery. L'autore è davvero molto bravo, penso che sia quasi una garanzia e quindi ho preso questo libro a scatola chiusa, in quanto vorrei leggere qualcos'altro di suo e inoltre il prezzo è veramente basso. Vi metto qua sotto in info box comunque il link e secondo me questo libro a questo prezzo merita assolutamente. Poi ho comprato Dentro l'acqua di Paula Hawkins, edito da PM. La Hawkins è la famosa autrice della ragazza del treno e devo dire che quel libro, anche se non mi era dispiaciuto, non mi era neanche piaciuto moltissimo. Diciamo che io l'avevo trovato mediocre, non brutto, assolutamente no, però neanche degno del successo ottenuto. Ho preso Dentro l'acqua perché ne ho sentito molto parlare e vorrei dare a questa autrice un'altra occasione. E infine ho comprato Paranoia di Shirley Jackson e questo è al momento l'ultimo libro della Jackson che è stato pubblicato dalla Adelphi. Non si tratta di un romanzo, ma di una raccolta di racconti. Se
Siccome io voglio leggere tutti i libri di questa autrice, ho voluto comprare anche questo, anche se onestamente io sono più propensa ai romanzi perché mi piacciono di più, però per la Jackson faccio un'eccezione. Finiti gli acquisti, adesso passiamo ai libri che ho ricevuto tramite Bookmooch. La felicità del cactus di Sarah Haywood, edito per Feltrinelli. Questo è un libro che è stato pubblicato per la prima volta la scorsa estate, quindi è una pubblicazione recentissima e che ha avuto molto successo. Ben tre ristampe nel giro di un solo mese, se non erro. E non so esattamente di cosa parli, penso che sia una commedia contemporanea. Devo dire che non ho aspettative altissime, però siccome durante quest'estate ne ho sentito parlare veramente spesso, sono curiosa di leggerlo. Sharp Object di Gillian Flynn, edito da Rizzoli, è invece un libro che avevo in wishlist perché l'autrice ha scritto il famosissimo L'amore bugiardo, che io ho letto e apprezzato e da cui è stato tratto un film. Anche da questo libro è stato tratto un film e come noterete infatti la Rizzoli si è decisa a pubblicarlo dopo la sua uscita, rifilando alla copertina l'immagine della locandina del film. Ecco, questa è una cosa che proprio non sopporto perché nonostante io ami i film che sono stati tratti dai libri, però secondo me i film vengono dopo. Non mi piace assolutamente quando i libri vengono ritratti con le copertine dei film, perché mettere l'immagine del film al libro per me è come dire che il film ha ispirato il libro e non viceversa. Comunque in questo caso non c'è davvero altra scelta. Nel 2008 questo libro fu pubblicato da PM con il titolo Sulla pelle e un'altra copertina, però adesso quell'edizione è introvabile, quindi l'unica disponibile è questa e quindi bisogna accettare questa copertina e ingoiare il rospo. Come genere questo romanzo è un thriller e io spero davvero che sia originale e inaspettato come L'amore bugiardo. Poi ho ricevuto Giuda di Amos Oz, edito per Feltrinelli. Questo libro ho deciso di prenderlo soltanto perché non ho mai letto nulla di questo famoso autore israeliano e ne ho sentito parlare molto bene e quindi sono curiosa di leggere qualcosa di suo. Però il fatto è che non sapevo bene da dove iniziare. Poi su Bookmooch mi è capitato questo libro e quindi il caso ha scelto per me. Anemone al buio di Maria Silvia Avanzato. Questo è un thriller made in Italy edito da Fazzi per la collana Darkside. Ho sentito parlare molto bene di questa autrice, anche se non l'ho mai letta. È stata descritta più volte come un'autrice talentuosissima nel panorama thriller italiano, e anche se ancora non è molto conosciuta. Io tendo sempre comunque a essere incuriosita dai talenti nascosti e spero che questo libro non mi deluderà. E infine, Tu di Caroline Kipnes, edito per Mondadori. Questo libro devo ammettere che non l'avevo mai sentito prima nominare, però appena l'ho visto mi ha incuriosita. Sono quindi andata a guardare brevemente di cosa trattava, anche se come al solito io non ho voluto approfondire molto la trama, perché dato che io amo veramente tanto le sorprese nei libri e le sinossi dei libri non vado neanche a leggerle tutte per intero, proprio per non rovinarmi la sorpresa. Quindi non leggo neanche fino in fondo la sinossi. Comunque, in questo caso mi è sembrato di capire che questo libro parli di un'ossessione e di una mente deviata. Ripeto che non ho voluto approfondire, quindi potrei sbagliarmi, però così a pelle questo libro mi sembrava che mi potesse interessare e mi ispirava molto, perché comunque mi piacciono le storie strane e quindi mi sembrava che potesse fare al caso mio. E anche questo bucle è terminato. Tra l'altro mi sono accorta che questa volta i miei acquisti hanno dato molto spazio ai thriller e agli horror. Sono quasi tutti di questa categoria, però vi assicuro che si tratta di un caso, perché comunque io leggo di tutto e per quanto abbia le mie preferenze, tendo sempre a non fossilizzarmi su un unico genere. Voi avete letto qualcuno di questi libri? Cosa mi consigliate assolutamente di mettere in priorità per le prossime letture? Spero che questo video vi sia piaciuto, se sì, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Ciao ciao e al prossimo video!